Oggi il Comune di Napoli aderisce alla campagna dell'ANCI contro il caro bollette, vuol spegnere il mascangiolino. Ecco, quanto questo problema può incidere su un comune che ha anche delle difficoltà? È chiaro che il tema del caro bollette colpisce le famiglie in primo luogo. Quindi io ho molto apprezzato l'intervento del Presidente Draghi, che ieri ha annunciato degli interventi per le famiglie e anche per le imprese, perché molte imprese stanno in grande difficoltà e imprese in difficoltà significa problemi di lavoro, problemi di crescita economica. Però anche le amministrazioni sono in difficoltà, noi già abbiamo dovuto fare un intervento per il costo dell'energia elettrica per il 2021, per l'anno scorso, che è stato superiore nettamente a quello che era preventivato. Saremo costretti a farlo per il 2022 in maniera molto significativa. Chiaro che sono oneri molto grandi che per un comune in difficoltà economica come il nostro, per quello che abbiamo ereditato, è un sacrificio molto importante che significa sottrarre risorse ad altre attività essenziali. Quindi noi come ANCI noi facciamo affidamento su un intervento del governo che ci possa aiutare e possa ristorare almeno in parte questi oneri maggiori che altrimenti ricadrebbero sui cittadini.